Salve amici, oggi mi trovo qui tra i campi incolti e cerco piante selvatiche, commestibili, da cucinare o preparare buone insalate. Mi imbatto subito in questa specie di tarasacco. Wow, sono proprio fortunata! Tagliando il gambo contiene una sostanza simile al latte, di colore bianco e molto concentrata. La pianta raggiunge fino a 50 cm di altezza ed i suoi fiori sono ricchi di nettare. Con le sue proprietà depurative e antinfiammatorie è un ottimo alleato nella cura delle malattie legate al fegato. È una pianta erbacea, perenne. Foglie sono semplici, oblungue, lanceolate e lobate. Taglio il gambo a prossimità della terra. Lasciando le radici sotto. Gambo, foglie, fiori sono commestibili, ma noi siamo ad aprile e mi serviranno solo foglie e fiori. Questo tipo è un po' più spinosa, non fa nulla, ne raccolgo solo una pianta, perché è più gustosa ed ottima per il mio fegato dopo il periodo invernale, donando a me stessa una vera ricarica di energia. Acetosella. Possono essere un toccasana contro le disfunzioni dell'apparato digestivo, i disturbi dello stomaco e dell'intestino, le emorroidi, le ulcere della bocca e del retrobocca, l'inappetenza, gli stati di prostrazione e le febbri. Radici e i semi sono particolarmente indicati contro le diarree, i dolori addominali, le coliche e le disenterie. In uso esterno, come decotto trasformato in pomata, l'acetosella è ottima nella cura di alcune malattie della pelle, quali l'acne e le dermatiti squamose. Le radici sono un ottimo dissetante, ottime per insalata. Rucola selvatica conferisce alla dieta calcio, acido folico, vitamina A, C e E. La rucola selvatica ha proprietà afrodisiache, ma anche antiscorbutiche, stimolanti digestive, diuretiche e rubefacenti, cioè richiama il sangue alla superficie della pelle. Aglio orsino, comunemente chiamato aglio selvatico, è un potente antimicrobico, un antibatterico, un vermifugo e un antimicotico, aiuta la diuresi, è un potente detossificante e disintossicante. È stata riscontrata la sua capacità di prevenire gli infarti e i problemi cardiaci. Lo estraggo con cura per aggiungerlo alle altre erbe che già ho raccolto. Finocchietto selvatico. Si tratta di un potente depurativo e un eccellente antispasmodico che ha apprezzabili effetti digestivi e carminativi. Favorisce l'espulsione di gas intestinali. Uno studio scientifico effettuato nel 2012 ha dimostrato che il finocchietto selvatico ha proprietà anticancerogene. Viene utilizzato per insaporire e caratterizzare numerose ricette. Taglio i rametti a prossimità della terra e lascio le radici sotto così da favorire la ricrescita. Borragine ha proprietà officinali, è ottima da mangiare e utile contro i disturbi delle vie respiratorie. I fiori di borragine hanno il sapore di cetriolo e le proprietà terapeutiche che vengono attribuite ad esse li rendono un noto e antico rimedio contro la tosse. Bene, sono soddisfatta. Adesso posso andare a preparare un'ottima insalata come ricarica energetica dopo l'inverno. Ed ecco la fine che ha fatto il mio raccolto tra i campi incolti di erbe selvatiche. È una buona insalata, una vera ricarica, ricca di vitamine. Ed ora a voi i commenti. Condividete il video, fatelo girare. Ciao, alla prossima!